Benvenuti al ristorante Raieu. Questa sera Lorenzo Dasso, architetto, pescatore, bracconiere, uomo politico, ci racconta una ricetta che è fattibile anche per la massaia e non deve essere neanche di una grande spesa, Lorenzo. Sì, buonasera a tutti. Questa sera facciamo uno dei piatti storici della nostra trattoria che si trova, questo dobbiamo dirlo, abbastanza spesso e volentieri sulle nostre tavole, sui ristoranti, con una piccola variante. Facciamo uno spaghetto con i frutti di mare tutti del Golfo del Tiguglio, quasi tutti pescati da me. Quindi è uno spaghetto ai frutti di mare, allo scoglio, come vogliamo chiamarlo, potremmo dire anche senza esagerare, non convenzionale. Vediamo il motivo. Intanto vediamo gli ingredienti. È una seppia novella tagliata. Intanto vediamo che sono appena tornato e questo povero granchio si sta ancora leggermente muovendo. Sono tutti in particolare questi frutti di mare del Golfo del Tiguglio che ho pescato io, a parte questo con granchio di fondale. Comunque sono le lumachine di mare, le cicale, il granchio di sabbia. Vediamo la differenza fra questi due granchi. Non dimentichiamo che nel nostro mare, nel Mar Ligure, nel Mar del Tiguglio, sono presenti 10, almeno 10 che io conosco, qualità di granchi. Questi sono i grunci, o runsetti come li chiamano a Genova, murici in italiano. Questa è un'altra qualità di murice, sempre un'altra conchiglia che si trova nel nostro mare. L'unico ingrediente non proprio a chilometro zero, però potremmo definirla a chilometro zero, sono le cozze. A chilometro 30 sono i muscoli e le spezie, che non dimentichiamo che De André in Crosa de Mali definiva già muscoli nostrede spezza, quindi possiamo considerarli come tali. Vediamo la preparazione del piatto. Tutto sommato, come diceva Giuliano in apertura, possiamo considerarlo un piatto a basso costo, perché gli ingredienti non sono quelli che io torno a ripetere, che non amo definirli cosiddetti nobili, quindi vongole verace, che non sono poi peraltro quelle selvagge, ma sono quelle allevate, poi in particolare quelle giganti, anche geneticamente modificate. Quindi lasciamo perdere le vongole veraci, lo scampo, il gambero, facciamo uno spaghetto con i frutti di mare del Golfo del Tiguglio. Che costo può avere all'acquisto in pescheria il necessario per questo piatto, Lore? Ma tutto sommato direi che per due persone possiamo stare intorno ai 10 euro, ecco. Tenendo conto che però la preparazione, perché ho già pulito la seppia, comporta insomma una spesa in termini di tempo. Tutto sommato però direi abbastanza fattibile, ecco. Vediamo la preparazione. Cominciamo con mettendo olio, abbondante olio, sappiamo che è uno degli ingredienti che raccontano un po' la ricchezza del nostro territorio. Aglio e prezzemolo tritato, facciamo soffriggere per qualche minuto. In ultimo, oltre agli ingredienti dei frutti di mare, quindi una seppia delle mie di Tremaglio, questi sono tutti i frutti di mare dei miei, a parte questo con un granchio di fondale leggermente diverso, una spruzzata di vino bianco, pomodoro fresco tagliato. Una volta fatto il soffritto andiamo ad aggiungere la seppia. Quanto deve cuocere questa seppia, Lari? Ma la seppia dipende, come abbiamo già detto in precedenza, dipende dalla dimensione. Questa è una seppia novella, quindi 5-6 minuti sono sufficienti per una buona cottura che poi andrà ad accompagnare tutti gli altri frutti. In ordine poi andiamo ad aggiungere quelle qualità, quelle varietà di frutti di mare che hanno bisogno di una cottura un attimino più prolungato, sono i murici che hanno gli aculei, invece i murici che non hanno aculei, sono le famose conchiglie che della stessa specie sono quelle che soffiandoci dentro emettono un suono molto forte, che usavano nell'antichità le barche e i pescatori per segnalare la loro presenza.
Una volta fatta questa operazione andiamo a inserire tutti gli altri ingredienti. Vediamo questo niente fresco. Sì. Questi sono tutti i frutti di mare che si trovano nel Mar Ligure, in particolare nel Golfo del Tiburtino. Andiamo adesso a fare ulteriormente cuocere i frutti di mare con le sete per altri 5-6 minuti. Ora quanto li tieni così? Ma poco, vedi. Adesso a questo punto andiamo ad aggiungere il limone. A questo punto andiamo ad aggiungere un po' di pomodoro fresco per gli altri frutti, altri 10 minuti, un quarto d'ora e il piatto direi che è pronto. A questo punto possiamo andare a buttare la pasta, buttiamo gli spaghetti. Quanto hai detto che deve andare adesso? Ma in totale direi una mezz'oretta compresa la cottura, dall'inizio alla fine. Quindi tutto sommato un piatto relativamente semplice, anche perché come vediamo tutti i frutti di mare sono di piccola pezzatura e quindi tenendo conto che poi per la maggior parte sono frutti di mare, come dicevamo prima, a parte i muscoli, tutti gli altri sono della mia barca, sono estremamente freschi, quindi è inutile farli giusto il tempo per portare a cottura i vari ingredienti, non un minuto di più, non un minuto di meno. Ecco, ultimato la cottura degli spaghetti, nel contempo abbiamo portato ad ultimazione di cottura i frutti di mare. Adesso andiamo a farli strapazzare qualche momento con i frutti di mare. Li accomodiamo bene nella pentola per fargli prendere il sapore del sugo, come dicevamo le altre volte, anche l'occhio vuole la sua parte. Vediamo come il bianco, il rosso e il nero della cozza, che credo che ben rappresenti anche la parte dell'occhio che vuole sempre la sua parte. Io li lascerei mescolati ancora un attimo affinché gli spaghetti cedano un po' d'amido e poi quando mangi evitino di fare la rosa come fa. Ti tengo, se mi passi la manetta, te lo tengo e li facciamo un attimo mescolare. Vieni, vai. Vuoi che te li faccia saltare? Io che sono professionista. No, non serve. Sono professionista. Non serve. Come nei piatti finiti, anche nella cucina, i grossi voli pindarici non servono a nulla, bisogna farli sedere delicatamente in maniera molto elegante e trattarli con mano leggera. Perché diversamente, se si trattano con mano pesante, il rischio è, come in questo caso, che si va a rompere una cozza e quindi insomma non è poi così carina quando il piatto è finito. Senti, ho notato che hai tagliato a metà il granchio per fargli cedere. Quello grosso l'ho tagliato a metà per farle cedere così, in modo tale che possa cedere completamente il sapore che porta nell'interno, perché diversamente, in particolare questa specie di granchio, è una corazza molto molto dura. Mentre l'altro, quello di sabbia, che vive a una profondità dai 6 ai 30 metri,
ha una corazza molto molto morbida, quindi cede il sapore. Questo è un po' più difficile con la corazza perché vive una profondità maggiore. Ho capito. Siamo pronti per impiattare. Mi pare un ottimo piatto. La massaia sarà felice di preparare un prodotto di siffatta per coloro che... Penso che più felici sono coloro i quali lo mangiano. D'altronde. Andiamo a pescare gli spaghetti, così tutta la parte dello spaghetto secco di limare ci rimane sotto, in modo tale per poi andare a decorare con i frutti di mare lo spaghetto finito. Questo è un nostro grande classico che credo che facciamo dal 62, quindi questa sera presentiamo un grande classico che si trova tutti i giorni nella nostra trattoria. Perfetto. A questo punto non ci resta che augurarvi buon appetito. Sei gentile. Vai. Buon appetito. Ben gentile. Vieni Marco. Si chiamano Mancini. Andiamo ad aggiungere due elementi fondamentali, i piattini per i gusci e gli stuzzicadenti per le lumachine e i frutti di mare. Buon proseguimento.